Allora, il gruppo Bosch quest'anno festeggia 125 anni dalla sua fondazione. Sono stati 125 anni intensi in cui l'azienda è cresciuta da una piccola aziendina nei sobborghi di Stoccarda fino ad essere oggi un'azienda presente in oltre 150 paesi nel mondo, con oltre 300.000 collaboratori e circa 50 miliardi di euro di fatturato. In Italia la storia di Bosch inizia già più di 100 anni fa, nel 1904. E per oltre 90 anni è stata un'unica realtà, una società commerciale con sede a Milano, con circa 300-350 collaboratori. Negli ultimi 15 anni l'azienda si è sviluppata in modo importante in Italia attraverso successive acquisizioni, fino ad arrivare oggi ad essere una realtà di 18 società, 18 legal entity, con quasi 6.000 collaboratori tra lavoratori dipendenti e lavoratori consulenti, lavoratori somministrati. Nella politica HR si è sempre seguita la politica HR che è stata istituita dal suo fondatore. Il fondatore credeva che le persone che lavorano per la Bosch, per lavorare bene, devono essere nelle condizioni, di lavorare bene e non devono avere, determinati pensieri, su cose che esulano dal lavoro. Quindi, noi approcciamo l'HR con una particolare attenzione non soltanto alle esigenze del business e dell'azienda in quanto tale, ma anche e soprattutto dei collaboratori. In quest'ottica la direzione HR ovviamente si è trovata ad affrontare questa crescita esponenziale in Italia e a dover gestire realtà tra loro completamente differenti, da plant industriali con oltre 2.000 dipendenti ad aziende commerciali di 20 dipendenti. Quindi da questo punto di vista la scelta dell'outsourcing è stata la scelta voluta di trovare dei partner che aiutassero il gruppo nella sua crescita, fornendo competenze e servizi adeguati a un gruppo che stava completamente cambiando non solo nella sua composizione ma anche nel modello di business. Oggi pertanto abbiamo più che degli fornitori, abbiamo dei partner con cui collaboriamo da anni. E collaboriamo in un modo molto particolare perché soprattutto all'interno dell'HR la maggior parte dei servizi sono fatti in house, quindi sono fatti con personale dell'outsourcer presso di noi che in stretta collaborazione con noi, ma fermo restando le differenze di competenze e di ruoli, portano avanti alcuni aspetti dei processi legati all'HR.